crotone. Allora questa è la gravità, questo è il dolore provocato da questi criminali senza scrupoli, che non hanno alcuna dignità e non hanno volto, perché si nascondono. E allora noi vogliamo essere qui soprattutto per ribadire con fermezza che questi gesti mafiosi li rifiutiamo, li sappiamo interpretare e li condanniamo per quelli che sono, atti di una gravità assoluta. Questo dobbiamo fare tutti insieme, perché tutti insieme, caro sindaco, cari sindaci, istituzioni presenti, tutte quante insieme dobbiamo saper lottare, soprattutto metterci la faccia e saper dare il nome giusto alle cose. Partire da qui per continuare questo cammino che abbiamo già intrapreso qui a Cetraro, e soprattutto questi gesti non ci fermeranno. Grazie a tutti, senatore Prenti. Ho ben poco da aggiungere a quanto detto poc'anzi da Don Ennio, se non ringraziare tutti i presenti, anche perché, essendo un calabrese adottivo, so io per primo che cosa significhi esporsi mettendoci la faccia, scendendo in piazza, sapendo che c'è tanta gente magari dietro le tapparelle, dietro le tende, a controllare per poi riferire. Io devo anche dirvi che più volte ho provato a far capire a Roma che in Calabria c'è una situazione eccezionale, emergenziale, che non può essere affrontata con gli strumenti dell'ordinarietà. E purtuttavia questo messaggio è rimasto inascoltato, perché l'importante è prendere i voti e poi dimenticarsi di quello che c'è in Calabria. Ho imparato anche che la forza della mafia, e dunque anche dell''ndrangheta, è da ricercarsi nella debolezza dei soggetti che istituzionalmente la dovrebbero combattere. Io vivo da 33 anni ormai qui in Calabria, e sono state poche le occasioni in cui c'è stata la possibilità di promuovere un'azione di popolo, come avrebbe voluto Paolo Borsellino, per segnalare la distanza fra un popolo anche coraggioso e appunto le locali di 'ndrangheta, le 'ndrine e tutte quelle strutture che, notate, hanno permesso alla mafia calabrese di diventare forse la mafia più ricca in Italia, in Europa e forse al mondo, in un territorio che è diventato quello più povero d'Europa. Quindi quanto più noi registriamo successi dell''ndrangheta, tanto più constatiamo impoverimento del nostro territorio, ma l'impoverimento è dato dalla sottrazione di diritti. Prima Ennio rimarcava come ci fosse una sindaca, l'unica sindaca. Beh, anche la condizione femminile, per esempio, può essere la cartina di tornasole attraverso la quale studiare determinati fenomeni. Io poi sono convinto che la società calabrese conservi tuttora aspetti di matriarcato,